Vittoria di platino per il Castelfidardo, che al Mancini torna al successo e lo fa battendo 1-0 nel derby il Monte Giorgio. Una vittoria importantissima per i biancoverdi, che danno una scossa significativa alla classifica, avvicinandosi alla tanto agoniata zona salvezza. Il rossoblù di Mengo hanno letteralmente concesso un'ora di gioco ai fidardensi. Poi, l'ultima mezz'ora, l'hanno giocata in 10 per l'espulsione di Santoro. Un episodio che poteva cambiare in peggio la loro gara. Invece il Monte Giorgio ha saputo mettere alle corde un Castelfidardo che non è stato bravo a chiuderla prima, subendo il forcing finale. Il Monte Giorgio ce l'ha messa tutta per non perdere questo derby salvezza, condannati dal match winner Bracciatelli in apertura di ripresa. Bracciatelli, match winner di questa partita, un derby che valeva doppio in chiave salvezza e poi anche a livello personale col gol vittoria. Sì, chiaramente è stato un gol importante non solo per me, ma ovviamente per la squadra, perché è valso 3 punti e per noi questa partita era troppo importante per il nostro proseguo, e adesso dobbiamo continuare così. Dobbiamo dare, diciamo, puntino a questa bella vittoria che credo che tutto sommato abbiamo meritato. Raccontaci un po' il gol, è come se il tempo si fosse fermato, hai guardato il portiere da posizione ravvicinata e poi l'ha piazzata. Sì, il gol è stato un po' così, è stato bravo Fermani a vedermi e a darmi quella palla. Io sono stato abbastanza lucido da stoppare, di vedere la porta e, diciamo, di piazzarla, e quindi è andata bene, sono veramente contento. Prima vittoria, al rientro di Manoni sulla panchina, che sapore ha un po'? Beh, diciamo che sicuramente ci dà entusiasmo, era quello che cercavamo dall'inizio, da quando è ritornato appunto il mister, è quello che il mister ci chiedeva. La cronaca del primo tempo regala veramente poche emozioni nella fase iniziale, tanto che bisogna attendere il quarto d'ora per vedere la prima conclusione verso la porta, e per il Monte Giorgio che si rende pericoloso con Rigen, che dalla destra si accentra e poi chiude col sinistro sul primo palo, ma la palla va sull'esterno della rete. Il cronometro scorre inesorabile, però la noia della prima mezz'ora è ripagata da un finale al cardiopalma ed è tutta di marca fidardense. Al 37esimo c'è la prima vera occasione per il Castelfidardo. Bracciatelli tende il gran gol da 20 metri, ma non trova lo specchio della porta. 2 minuti dopo l'occasionissima è per Perkovic, che raccoglie un lancio lungo, vince la lotta di fisico con Perini, ma lo disturba quanto basta per non fargli inquadrare la porta. Il Castelfidardo attacca e chiude il primo tempo avanti. È il 42esimo e Perkovic ha una doppia chance per portare avanti i suoi. Illumina tutto Bracciatelli con un gran colpo di tacco a lanciare Cusimano, che mette al centro proprio per Perkovic, ma Forconesi si supera 2 volte rifugiandosi in angolo. Il Castelfidardo, nonostante la stanchezza per la gara di Notaresco, dimostra di averne di più e già al rientro in campo si rende pericolosissimo. Cross dalla sinistra, testa di Faye e Forconesi la para col corpo. Sulla respinta da 2 passi Perkovic non riesce a indirizzare la sfera di testa. Poi al 7esimo ecco il tanto agognato gol del vantaggio. Grande azione dalla sinistra del duo Mataloni-Fermani, con quest'ultimo che arriva sul fondo e serve il vicino Bracciatelli, che è lucido a vedere la posizione del portiere e alzarla quanto basta per batterlo. Si complica tutto per il Monte Giorgio quando al quarto d'ora resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Santoro, reo di aver commesso un brutto fallo su Bracciatelli. Allora, con la superiorità numerica acquisita, il Castelfidardo prova a chiuderla. Ci prova subito al 21esimo con Mataloni sulla sinistra che brucia tutti, arriva al centro dell'area ma la palla sul destro, un tentennamento che permette l'intervento del difensore, ma la palla arriva a Faye che prova a piazzarla di piatto e calcia clamorosamente al lato. Al 25esimo primo vero acuto di Albanesi che testa i guantoni di De Malia. Il Monte Giorgio, nonostante l'uomo in meno, nel finale tenta il forcing per raggiungere il pari. Al 38esimo, da una punizione dal vertice alto dell'area di rigore, De Malia para. 2 minuti dopo invece è graziato dalla bandierina alzata dal guardalinee, quando Marchionni lo batte ma in posizione di offside. Il forcing finale dei rossoblù non trova l'esito sperato e al triplice fischio brinda il Castelfidardo insieme ai propri tifosi. Per il Monte Giorgio tanto amaro in bocca per un KO molto doloroso, e l'unica medicina per rialzare la testa è pensare già al recupero di mercoledì contro il Nereto, come afferma nel post gara il tecnico rossoblù Eddie Mengo. Allora, sinceramente siamo partiti anche bene, perché secondo me fino ai primi 20 minuti, fino alla prima occasione loro che hanno avuto, l'abbiamo fatto pure bene. Poi dall'occasione loro avuta, penso a metà o quasi alla fine del primo tempo, fino al gol,
abbiamo sofferto, preso il gol e poi ci siamo sbloccati secondo me sotto il profilo mentale, dopo siamo rimasti anche in 10, dopo sicuramente abbiamo creato, ma soprattutto sotto il profilo della forza d'inerzia, perché ragazzi comunque l'impegno c'è stato, è una brutta sconfitta, dobbiamo analizzarla bene, abbiamo anche poco tempo perché mercoledì abbiamo recupero, però ripeto, è stata anche per la classifica, anche sotto profilo mentale, secondo me è una sconfitta dura da digerire, e dobbiamo subito però riaccendere la testa per affrontare la partita di mercoledì. Mister Manoni, un Castelfidardo in versione, vediamo se mi ricordo come si fa, tornata al successo con lei dopo appunto un po' di partite, un successo che appunto vale tantissimo ai fini della classifica. Sicuramente una grande partita, una grande dimostrazione di forza mentale, perché i ragazzi penso che oggi hanno fatto una partita impressionante sotto l'aspetto mentale. Non era facile perché poi venivamo da una brutta sconfitta di mercoledì e oggi non era facile, ripeto, non era facile. Hanno dimostrato veramente una grande coesione, un grande spirito di gruppo dal primo all'ultimo. È una vittoria importante soprattutto dal punto di vista mentale, questo assolutamente sì. Quello che è mancato forse era chiuderla questa partita, soprattutto con un uomo in più. Sì, questo è vero. Ci è venuto un pochino il braccino, un pochino quella voglia di ritornare al successo. Come dicevi tu, io sinceramente non me lo ricordo l'ultima volta, anche perché con la vittoria col Chieti non c'ero, quindi... Però, ripeto, sì, è normale, se dobbiamo andare a vedere il pelo, sicuramente potevamo sfruttare delle situazioni per magari un po' più di tranquillità nella gestione della palla per poter chiudere la partita, però oggi non mi sento veramente di far nessun appunto perché la squadra ha fatto una grande prova di carattere.